Questa è la seconda tappa di Percorsi di Luce, la prima è stata a Chieti, nell'Ipogeo, insieme al FAI, e siamo molto contenti di riuscire a dare un supporto fondamentale per la divulgazione del territorio. Per cui l'arte contemporanea, in questo caso appunto le opere luminose di Tina Bellini, hanno un percorso, partiranno da Chieti, adesso sono appunto del Golfo di Stiffe, poi andranno a Roma e comunque avranno anche un percorso internazionale, per cui siamo molto contenti di questa opportunità. All'interno troverete quattro opere che ripropongo, sono praticamente l'infinito, sono una simbolista, quindi ho lavorato su questo simbolo, su più opere. Ripropongo in miniatura un'opera che già ho realizzato per i mondiali del Qatar, in piccolo, perché quella è reale di 2,30 m, questa che vedrete all'interno delle grotte sono invece di 50 cm ed è lavorata tutta a specchi. Poi ci sarà un'altra opera che ripropone sempre questo simbolo, che si chiama Flower, poligoni in movimento e sempre Infinity Gate, quindi sempre questo simbolo. E noi ancora qui.